Un solo 5 in 8 carriere è il 5 che chiude la 129esima edizione della Giostra del Saracino. È il 5 di Alessandro Vannozzi che consegna la 37esima lancia d'oro al quartiere di Porta Crucifera, mentre tutto intorno esplode il tripudio del popolo rossoverde a digiuno dal settembre del 2011. È la vittoria dei giovani che nelle ultime edizioni hanno radicalmente rinnovato le cariche del quartiere. Dopo lo spettacolo degli sbandieratori, la sfida al burato e l'inno di Arezzo, la giostra è entrata nel vivo con la deludente prova di Gian Maria Scortecci che lancia in resta ha colpito un 4 ma ha perso la lancia marcando 0 punti. Stefano Cherici per Porta Sant'Andrea, forte di una settimana di prova impeccabile, ha avuto qualche difficoltà arrivando al pozzo con il proprio cavallo, probabilmente disturbato dai candelotti accesi dai quartieristi rivali della Colombina, tant'è che nell'impatto con il buranto ha marcato 4 punti. Poi è stata la volta dell'esordiente Andrea Vernaccini di Porta del Foro con la lancia che si è stampata sul 4. È seguita la cavalcata sulla lizza di un altro giostratore al debutto, Filippo Fardelli, che ha anche lui marcato 4 punti per il quartiere di Porta Crucifera. Nella seconda tornata di carriere, Elia Cicerca ha tentato il tutto per tutto per recuperare punti, ha forzato la cavalcata tentando la rottura della lancia ma ha preso un solo punto. Enrico Vedovini per Porta Sant'Andrea ha preso il 4 puntando al 5. Andrea Carboni, debuttante per Porta del Foro, ha preso ancora un 4. Il quartiere, che ha dedicato uno striscione all'ex rettore Sganappa, esce finalmente a testa alta dalla piazza e rientra alla sede tra gli applausi. Il finale è quello che vi abbiamo già raccontato con la festa rosso-verde che inizia già prima della lettura del punteggio dell'Araldo. Cancellato qualsiasi dubbio potesse essere sorto dopo la sfortunata edizione dell'anno scorso. Oggi ha veramente dato una lezione a tutta la città d'Arezzo su chi è ancora veramente il giostratore più forte. È una vittoria che mancava da troppo tempo per quel giocatore. Da troppo tempo,
fortunatamente con Citroen è un'abituata l'astinenza, adesso è arrivata questa lancia, godiamoci questo momento, godiamoci l'estate e poi ci ripuntiamo anche per provare l'impresa più possibile. Grazie. Che gioia è vincere subito! È indescrivibile! È un sogno! Il quartiere sta provando a cambiare, a rinnovare e tutto il quartiere sta capendo che sta cosa ci sta aiutando. Non andate a vincere, non avete preso nel culo, due grandi saltatori, grande Marmella, grandi, avete azzeccato anche il deputato, è un ragazzo in gamba, Alessandro non si smentisce mai quando conta. E Filippo è stato un grande. A chi dedicate la vittoria? Ai quartieristi scomparsi e a tutti i soci. A tutto il quartiere, la vittoria di tutto il quartiere. Grande Ale! Bella, bella, descrivibile. Le minacce dei quartieristi a scendere l'hanno avuto. No, ma poi degli amici della vita, averli allontanati da un altro punto. Che mi hanno accompagnato fino a qui. Comunque dai, i debuttari vincere subito. No, devo dirti no. Bello, proprio bello. A chi la dedichi la vita? La dedico a mia fidanzata. A Filippo la dedico. Al mio maestro di serie. Ha detto Alessandro che potresti aprire un ciclo, dice io sono ormai anzianotto, ma Filippo ci sta portando. Se Alessandro tutte le volte si corre, tutte le volte che Alessandro fa così tutte le sere ci posso correre fino a 70 anni. E anche merito di? Subiente. Il cavallo, i cavalli versi gliela fanno, non è che l'aspetto su.